Bentornati a tutti al secondo video dedicato al Milano High Fidelity anno 2023 edizione autunnale. So di essere stato molto cattivello con questo titolo e con quello che è l'introduzione, però veramente a me dispiace andare a queste fiere, vedere diffusori e amplificazioni che secondo me possono anche ben suonare, possono ben rappresentarsi e dare delle belle emozioni e ascoltarli con dei brani che ho trovato del tutto inutili, come è successo appunto nella saletta che adesso andremo a vedere. E parlo della saletta di dove appunto è stata esposta da Buscemi, dove avevamo le Wilson Audio pilotate da Dan Agostino come elettroniche. Andiamo a vedere questa saletta. Dopo qualche tentativo, dove ho trovato chiuso la saletta di Buscemi, sono riuscito ad entrare e ascoltare Wilson Audio. E come avevo commentato a Marco e Andrea, Wilson Audio è un sogno di molti, una realtà di pochi. Discusso la qualità audio di questo diffusore, così come pure delle elettroniche, però per il diffusore me l'ha già capitato altre volte di ascoltarlo ed è innegabile che la qualità è davvero alta quanto il prezzo. Ditemi voi se, portando appunto un vostro amico ad ascoltare un diffusore del genere, avreste proposto un brano simile. Avrei voluto farvi ascoltare almeno uno dei due brani. Questa era l'idea. È intervenuta la censura di YouTube bloccandomi il video. Di conseguenza, a causa della violazione di copyright, questo non è stato possibile. In molti, ho letto nei commenti, sono rimasti soddisfatti di questa sala. Io un po' infastidito di quello che erano i continui ascolti di brani simili, con una saletta che era gremita di gente e la temperatura iniziava a farsi importante, dopo due brani ho perso la pazienza e sono uscito. Prima però di osservare una cosa. Rispetto alla scorsa edizione, che era di aprile 2023, ho trovato che la libreria era diventata virtuale. E il numero di elettroniche, a parte le due elettroniche di D'Agostino e le fonti di segnale, erano davvero esigue. Visto le immagini delle due edizioni, che qua vi ho riportato, ditemi voi nei commenti se effettivamente è una mia impressione, oppure quest'anno era un po' più carente a livello di elettroniche. Entrando in questa sala si potevano vedere questi diffusori davvero monumentali, particolari nella sua realizzazione. Purtroppo anche qua i brani proposti non erano proprio eccelsi. Al momento del mio arrivo c'era un brano di flamenco e quello che mi ha stupito era la riproduzione in gamma bassa, davvero molto estesa, ma altrettanto imponente. Gamma bassa che però risultava molto invadente e piuttosto lunga e poco frenata. Osservando da vicino come è realizzato questo diffusore, si notavano 4 woofer per quello che era la sezione di gamma bassa. Guardando le spalle del diffusore, ho notato che l'espositore si è reso conto che la gamma bassa è davvero invadente. Ha cercato di porre il rimedio scollegando una sezione di questo diffusore. Presumo che al momento dell'ascolto solamente 2 woofer lavoravano. Nonostante questo, la gamma bassa era comunque invadente. Si tratta di un diffusore omnidirezionale, come si può ben intuire. Uscendo da questa saletta, però, ho notato questi due diffusori, davvero molto interessanti. Si tratta di un concentrico a 2 vie, con il tweeter, con un caricamento a tromba. Peccato non averli potuto ascoltare. Anche questa era una saletta molto interessante, quello che andremo a vedere, dove c'erano le focal pilotate da Naime, però purtroppo era gremita, veramente era una saletta molto piccola, si faceva fatica ad entrare, di conseguenza ho buttato lì un occhio, non ho potuto ascoltare molto e vi lascio appunto le immagini di queste focal pilotate dall'amplificazione della Naime.
Altra saletta molto gremita è stata sicuramente questa, dove con mio grande stupore il Marantz 40N, visto nelle anteprime dell'Alta Fedeltà, riusciva a pilotare le monumentali Magnet Planar. In questa sala erano presenti tutte le elettroniche di Macintosh, dalle fonti di segnale ai due grossi finali di potenza. A pilotarle le due monumentali Sonus Faber. In questa sala, ad aprile di quest'anno, avevo mosso qualche critica per quello che era stato la sessione d'ascolto, scatenando molte polemiche. Il mio non era contestare la qualità delle elettroniche o dei diffusori. Semplicemente ho portato le mie impressioni d'ascolto. Però anche in questa edizione autunnale, con dei diffusori molto più importanti, il risultato finale è comunque stato un ascolto che non mi ha convinto completamente. Bene, qua si conclude quello che è stato il secondo video dedicato al Milano High Fidelity. Come avete visto, ci sono stati chiari e scuri, chiaramente come tutte le edizioni, qualcosa che non mi piace, cioè non mi piace troppo parlare di questi aspetti negativi, non mi piace criticare in genere, non è una cosa che amo fare, però chiaramente bisogna essere obiettivi. Certe saletti un po' hanno deluso, come avete visto nel video. Poi rimane comunque un mio parere personale, non do la colpa alle elettroniche, ai diffusori o all'ambiente, magari è un insieme di cose che non ha reso al massimo quello che è l'impianto. Di conseguenza non pregiudica il mio giudizio negativo all'elettronico e diffusori o in genere a quello che sono state proposte. Tante volte anche solamente i brani proposti magari non sono stati proprio azzeccati. Bene, chiudo qua questo video, vi ringrazio per la visione, mettete un like se vi è piaciuto e al prossimo video. Un saluto dal vostro Maurizio di Maurify, ciao a tutti, ciao ciao! Bene, siamo al secondo video dedicato al Milano High Fidelity. Io sono Maurizio e lei è Minu, che vuole fare rispettosa. Questo qui è il secondo video dedicato al Milano High Fidelity. Anche qui andremo a vedere quelle che sono state le mie impressioni di questo evento, che come sempre dico è davvero importante per quello che è il mondo dell'Alta Fedeltà a Milano. Ma adesso andiamo a vedere le mie impressioni di quello che è stato appunto altri salette che ho potuto vedere e ammirare, perché è veramente qualcosa di importante. Tutte salette che tutte elettroniche di fatto.